Allora, un po' di scenari del settore. L'intervento è diviso in tre parti. Una prima parte in cui vi do alcuni indicatori di quello che sta succedendo. Premetto che per alcuni sta andando molto bene, per altri sta andando molto male. È una situazione un po' complessa questa che stiamo vivendo. Abbiamo, adesso vedrete, dei tassi di crescita in alcuni segmenti che sono addirittura sorprendenti, e invece situazioni di caduta che sono pesantissime e che continuano ad essere pesantissime. Poi naturalmente parleremo della riconfigurazione del mercato delle costruzioni, un mercato che sta cambiando radicalmente. Siete tutti esperti di questo mondo, sapete tutti che il mercato è fortemente caduto e tutti vi trovate ad avere a che fare con soggetti che prima non c'erano. Cioè, questo mondo è pieno di tanti soggetti nuovi, pur avendo registrato una grande caduta. Poi nella parte finale dell'intervento, nella terza parte, toccheremo alcune questioni e soprattutto riprenderò alcune tematiche che ha toccato Massimo nel suo intervento, anche perché un lavoro che stiamo facendo adesso probabilmente getta una luce un po' diversa rispetto allo scenario importante descritto per esempio nella realtà di Tokyo, di decrescita. Noi oggi stiamo pensando che le città decrescono e forse dovremmo ritornare su questo aspetto, e vi farò vedere alcune cose che vengono da questo lavoro che stiamo facendo su 50 città mondiali, però con una particolare attenzione alle città europee. E poi, siccome Pino Moretti mi ha detto: ma senti, ma ci sono le Olimpiadi a Roma, ci racconti qualcosa delle Olimpiadi a Roma come finale? Provo a raccontarvi qualcosa delle Olimpiadi. Allora, purtroppo sul dato delle imprese di costruzioni non c'è niente di positivo. La selezione continua ed è pesante. Quindi c'è una selezione in atto che è significativa. Sul credito alla realizzazione di nuove abitazioni le cose vanno male, continuano ad andare male. Cioè, sulla produzione edilizia di nuove abitazioni non c'è segnale positivo. Anche se poi su questo tema, se entriamo nei dettagli territoriali, ci rendiamo conto che qualche differenza comincia a emergere, e quindi dobbiamo tenere presente che la crisi che stiamo vivendo produce selezione. Una delle selezioni è territoriale, e non è più però una selezione territoriale non è solo territoriale come siamo abituati a conoscere, è dentro le singole province, è dentro le realtà minute. Cioè, una selezione proprio pesante tra chi è colpito dalla crisi e chi se l'è cavata e chi invece sta crescendo. Invece per le erogazioni a chi compra le abitazioni, le cose sono molto migliorate, molto migliorate. Qui stiamo parlando di una crescita del 2015 del 67%, certo c'è stato tutto il dibattito, attenzione, surroghe, un 30% di questa crescita sono le surroghe, un 40% se vogliamo essere generosi. Ma sono cresciuti tantissimo i mutui rivolti alle famiglie, del resto i tassi sono quelli che sono, le banche hanno riaperto rispetto alle famiglie, non rispetto alle imprese, i cordoni della borsa. Troviamo invece nel comparto non residenziale dei dati nuovi molto interessanti. Nel 2014, naturalmente siamo caduti molto in basso, partiamo sempre da una situazione di profondo crollo, il settore delle costruzioni è il principale protagonista della crisi che stiamo vivendo. Se peraltro poi lo consideriamo come settore delle costruzioni, immobiliare, servizi collegati all'immobiliare, stamattina al convegno in ANCE, presentazione del rapporto, c'era Zollino della Banca d'Italia, anche loro concordano, noi l'abbiamo trattato nel rapporto congiunturale di 2 anni fa, probabilmente questo mondo, che non è l'industria delle costruzioni stretta ma più ampia, vale il 40% del prodotto interno lordo. E se togliamo la crisi delle costruzioni, non c'è la crisi, non registriamo questa crisi dell'economia italiana, no? Però, allora, nel comparto non residenziale i dati sono sorprendenti, perché
più 6,7% 2014-2013, quindi sono queste erogazioni per i finanziamenti oltre il breve termine per realizzare fabbricati non residenziali, più 6,7 2014, più 67,3 2015. Il problema è se tiene la ripresa economica, perché se dovesse tenere la ripresa economica, abbiamo una sfilza di problematiche con cui ci confrontiamo, questo è un buon settore che sta dando segnali positivi, cioè un pezzo della ripartenza del settore viene dal non residenziale, con tassi di crescita, come vedete, nei diversi territori molto diversificati tra di loro, con aree che trainano e aree che non trainano, che vanno un po' più piano. Attenzione che nel frattempo, sapete che negli ultimi due anni l'attenzione degli investitori internazionali nell'immobiliare non residenziale italiano è fortemente cresciuta, cioè l'Italia, se facesse le cose che deve fare in questo contesto così complicato, è un'area interessante in cui investire. Anche gli investimenti per chi compra immobili non residenziali sono migliorati, le erogazioni di credito per chi compra immobili non residenziali sono cresciute del 40% nel 2015 sul 2014. E anche le erogazioni per il credito alle opere pubbliche, che se vi ricordate negli anni precedenti era drammatica, cresce del 32%. Insomma, stiamo parlando di un settore che comincia a dare segnali non di cattiva natura. Certo, sull'occupazione le cose vanno malissimo. Quindi imprese di costruzioni e occupazione nel settore delle costruzioni, le cose non vanno male. Ma come posso avere quegli indicatori da un lato e questi indicatori dall'altro lato? Perché questo settore probabilmente non è più quello di prima. Il modello di offerta del settore delle costruzioni non è più quello di prima. Ci sono altri soggetti, adesso qualcosa vi farò vedere, che stanno all'interno del mercato delle costruzioni, che se ne prendono pezzi. Peraltro un segnale interessante sul dato dell'occupazione, che penso l'abbiate visto ultimamente, tiene di più l'occupazione dipendente, mentre è entrata fortemente in crisi quella indipendente. Abbiamo segnali interessanti sia negli ultimi due trimestri del 2015 che nel primo trimestre del 2016 sulla produzione industriale dei prodotti che riguardano il settore delle costruzioni. Certo, niente di buono purtroppo sui mattoni, sempre nuova costruzione residenziale, anche l'idrotermosanitario ha ancora un segno negativo, ma tutto il resto comincia a dare segnali interessanti. Noi abbiamo lavorato in questi ultimi 4-5 anni, e siamo riusciti a realizzarlo 3 anni fa. Avevamo bisogno, nel pieno della crisi, di un indicatore anticipatore di ciclo. Ci serviva qualcosa che ci aiutasse a capire che le cose stavano cambiando. Ripeto, siamo tutti esperti qui. È evidente che se io compro una macchina per le costruzioni, per il movimento terra, c'ho un mercato davanti, costano talmente tanto che io devo avere qualcosa da fare. Sapete che questo settore ha perso il 70% delle compravendite rispetto al picco, però nel 2014 le vendite di macchine in Italia sono cresciute dell'11,3%, stiamo parlando di macchine movimento terra e di lavori stradali. Nel nostro osservatorio praticamente copre il 90% del mercato. Nel 2015 la crescita del 35%, nel 2013-2012 più 11,3, più 34,3, più 49,9 e nel primo trimestre 2016 più 24%. Noi siamo di fronte, si vendono macchine per il settore delle costruzioni. Stamattina l'ANCE ha presentato il suo rapporto, ha rivisto al ribasso la previsione dell'1% che va fatto a dicembre, da tutta una serie di dati che vengono dalle loro indagini che dicono, prevedono un più 0,3% per il 2016 e poi un'analisi molto a rischio sul 2017. Peraltro sia Zollino della Banca d'Italia che il direttore dell'ufficio studi di Confindustria che rappresenta questa mattina hanno sottolineato anche una serie, oltre ad alcuni fattori positivi, alcuni elementi negativi che riguardano il 2017, no? Pensiamo solo all'aspetto politico, all'incertezza politica. Brexit, sì, 2 anni, però effetti sulla, oggi per esempio sulla borsa è crollata Telecom,
Pensate alla Spagna che fra 6 mesi deve andare di nuovo al voto. Pensate all'Austria che deve rifare i voti e bisogna vedere che cosa succederà. Noi abbiamo il referendum a ottobre. Cosa succede se il referendum... Pensate agli investimenti internazionali, all'attenzione, e tenete presente che nel 2017 vanno a votare Francia e Germania in un contesto, insomma, il clima da vari punti di vista è oggettivamente complesso, no? Su cui dobbiamo riflettere. Comunque lo scenario praticamente di previsione del settore delle costruzioni era di una ripresa di ciclo. Noi confermiamo i nostri dati, certamente adesso vedremo però che cosa succede soprattutto a settembre. Questo è il solito nostro, la nostra analisi del settore, che conoscete bene, è la storia degli investimenti in costruzioni. Vedete che secondo noi è finito il sesto ciclo edilizio ed iniziato col 2015 il settimo ciclo edilizio. Il settore delle costruzioni è quello con la curva arancione, quella curva gialla che vedete nel sesto ciclo edilizio sono gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili, con la partita giocata dal fotovoltaico e poi con la bolla speculativa e il crollo del settore del fotovoltaico. Però questo è lo scenario che noi prevediamo, una situazione di ripresa con tutti questi elementi che abbiamo detto, e segnali, come abbiamo visto, ce li abbiamo. Naturalmente motore di questa ripresa, principale motore, è la ristrutturazione. I lavori incentivati sono uno dei motori, e forse diciamo dalla fine degli anni 90 ad oggi è l'unica vera politica settoriale che è stata realizzata nel nostro paese, no? Gli incentivi per la riqualificazione. 1998, aumentati, cresciuti, ogni settembre si discute se tenerli o se cambiarli. Gennaio 2016, più 97,4% le domande, quindi gli investimenti, l'ammontare degli investimenti incentivati, più 3,7% febbraio, più 11,2% marzo, più 5% aprile. I dati dell'osservatorio sull'idrotermo sanitario di Angaisa parlano di una crescita media nei mesi gennaio-maggio di quest'anno di vendite del 10%. Con il dato di maggio ultimo che è arrivato questa mattina, a cui mi hanno mandato dall'ufficio, a cui ho risposto, controllate bene i dati perché maggio più 21% vendite di idrotermo sanitario in Italia. Poi c'è il mercato immobiliare, no? Questa è la storia dei cicli immobiliari dal 1958 alla nostra previsione del 2021, è iniziato il nuovo ciclo immobiliare, sono 3 anni che il mercato cresce. Certo, è crollato, però sta crescendo, è cresciuto. Il mercato immobiliare ha fatto più 4,1% il primo trimestre 2014, meno 1% il secondo trimestre, più 4,1%, più 7,1%, poi primo trimestre 2015, meno 3,4%, più 8,2%, più 10,8%, più 9,4%, primo trimestre 2016, più 20,6%. Sono vendite di case in Italia. Certo, i prezzi stanno diminuendo, sì, ancora, ma è evidente. Come tutte le volte che c'è un'inversione del ciclo immobiliare, prima c'è la domanda che cambia e poi nel giro di un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, a seconda delle diverse fasi cicliche, i prezzi cominciano a risalire. In alcune realtà del paese i prezzi stanno già tornando a crescere. A Milano, per esempio, i prezzi sono tornati a crescere. In diverse aree dove il mercato è di qualità, i prezzi sono tornati a crescere. E queste sono l'ultima analisi di Banca d'Italia, che mette a confronto cosa dicono gli agenti immobiliari sul mercato dei prossimi 2 anni, e come vedete il saldo è decisamente positivo, le attese sono decisamente positive. Naturalmente tutte queste analisi che vedete sono prime della Brexit, perché nessuno pensava che l'Inghilterra uscisse, no? Se voi oggi andate a parlare con gli investitori, io non so quanti di voi hanno rapporti in questo momento con Londra, quello che emerge è l'assoluta sorpresa dell'uscita, cioè non ci credono, no? Nessuno se l'aspettava, anche chi ha votato per l'uscita dice: ma io non pensavo che uscissimo. Allora, vedremo che effetto avrà quindi non residenziale, riqualificazione, niente per l'edilizia residenziale nuova,
L'altro motore della ripresa sono le opere pubbliche. Allora, le opere pubbliche hanno fatto una fortissima caduta, allora diciamo che rispetto ai picchi siamo scesi di un 35%, però poi che cosa succede? Nel 2014 le opere pubbliche hanno fatto importi messi in gara più 56,4%. Cioè nel 2013 sono stati messi in gara 18 miliardi di euro, nel 2014 28 miliardi di euro e nel 2015 sono stati 30 miliardi di euro. E certo, quelli che comprano le macchine compreranno per qualcosa, questo tipo di attività si sta facendo. Nel Sud c'è stata la corsa ai fondi strutturali 2008-2013, una coda che ha cercato di portare tutta una serie di cose da fare, abbiamo restituito un sacco di soldi però. E poi ci sono tutta una serie di programmi in atto. Che cosa però è cambiato nel 2014-2015? Uffici, sanità, ferrovie, acqua, gas e scuole, illuminazione pubblica. 2014-2015 la crescita rispetto a 2012-2013 è del 46%. E il mercato delle opere pubbliche è cambiato. Il 74%, valore confermato con i primi dati dei primi 5 mesi dei primi 6 mesi del 2016, più del 74% del mercato è fatto di rinnovo del patrimonio esistente, delle reti, non nuove costruzioni. Anche qui è il rinnovo che si prende praticamente il mercato. Ma se io parlo di opere pubbliche oggi, non posso più parlare delle opere pubbliche nel modo in cui ne parlavo prima. Forse noi non possiamo più parlare di settore delle costruzioni, noi dobbiamo parlare di ambiente costruito, e l'ambiente costruito è fatto di costruzioni, impianti e servizi, è un solo mercato. E il mondo delle opere pubbliche è fatto di costruzioni, impianti e servizi. Da gennaio giù arriva il codice nuovo, sapete che il codice appalti è un'operazione importante, complessa, lo diceva Massimo prima, molto complicata, con elementi innovativi e con problemi di applicazione. Naturalmente cosa è successo? La corsa prima del 18 aprile e poi la frenata dopo il 18 aprile per capire che cosa succede. Il dato di maggio è stato drammatico perché ha fatto meno 80% di appalti, mese più basso della storia dal 2002 da quando abbiamo il sistema informativo. Però già a giugno le cose cambiano, qui ci aiuta la 4-5 bandi della banda larga che riportano sul mercato, per cui comunque secondo il nostro osservatorio gennaio-giugno 2016 se mettiamo le concessioni di servizi dentro che prevedono anche lavori è più 38%. Naturalmente che cosa cresce? Sopra i 50 milioni di euro perché ci sono quelli belli grossi. Attenzione che per il 2014-2015 sono tornati a crescere le sole esecuzioni. Ricordiamoci che si è intervenuto sul patto di stabilità, i comuni hanno cominciato di nuovo a operare e quindi è tornata anche la sola esecuzione, va letto bene questo scenario di mercato. Fatto sta che se anche io gli tolgo le concessioni di servizi, cosa che noi non dovremmo fare, ma molti del mondo delle costruzioni dicono ma questo è un mercato che non mi tocca. Ma se il mondo sta cambiando, come fa a non toccarti una parte importante della trasformazione? Io ho un meno 8% rispetto a 2 anni che sono cresciuti forti e bisognerà vedere che cosa succede nei prossimi mesi, però lo scenario, voglio dire, è migliore di quello che si pensava. Questo è maggio che ha fatto il meno 83%. Allora, secondo noi sta avviandosi un nuovo ciclo di investimenti e dobbiamo chiederci che cosa è. Perché il mercato è in profonda riconfigurazione. Ci conosciamo da tanto tempo, questa slide la vedete, è della fine degli anni 90, man mano si modifica, c'è una parte nuova, ma è questo che sta succedendo, lo sapevamo già, no? Una profonda innovazione tecnologica, oggi quello che chiamavamo Information Communication Technology lo chiamiamo digitalizzazione, oggi possiamo parlare di Building Information Modeling, quando io ho cominciato a parlarne 4-5 anni fa non si sapeva nemmeno che cos'era, che cosa fosse, e molti di voi ci guardavano un po' strani, adesso sapete che è nel codice degli appalti, e oggi è di moda il Building Information Modeling, no? È troppo di moda, come per tutte le cose. Partenariato pubblico e privato, ci dobbiamo tornare sopra in maniera diversa rispetto a come ci siamo stati in questi anni, è una strada obbligata. Integrazione servizi e costruzioni, io ribadisco sempre questo aspetto, oggi un investitore immobiliare, stanno arrivando risorse dall'America Latina, dalle economie emergenti,
rallentamento dell'economia, diversificazione dell'investimento. Risorse importanti vanno a cercare le migliori opportunità. L'Italia in questo momento ha prezzi bassi nell'immobiliare e uno scenario di sviluppo, almeno prima di Brexit. È un'area interessante, è un paese anche con livelli di rischi molto, molto bassi, certo tempi lunghi di decisione che è un problema, non particolare efficienza del sistema, ma con realtà economiche importanti. È sempre la nona economia mondiale. Ma quando arrivano a investire, quando comprano qualcosa, valutano il costo di esercizio di quello che comprano alla stessa stregua di quanto valutano il valore del bene che comprano. Sono due elementi della valutazione che cambiano sostanzialmente il processo decisionale e cambiano il mercato delle costruzioni. C'è un mondo, c'è una domanda che, la crisi, che è stata colpita in maniera pesantissima dalla crisi, che ha bisogno di low cost e low profit che questo sistema non è in grado di produrre, se non innova e cambia i modelli di offerta, se non integra le tecnologie che stanno arrivando. C'è tutto il nodo del mercato della sostenibilità ambientale, ma io non vedo modelli di offerta innovativi nel campo della gestione del territorio, della gestione dei rischi idrici. C'è il tema motore dell'energy technology, che lo sappiamo, ma vogliamo riflettere sul fatto che il processo di digitalizzazione, la quarta rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione delle macchine, non sono solo chiacchiere o attività che riguardano i processi produttivi all'interno della fabbrica, ma riguardano i nostri edifici e le nostre città? E allora, luoghi comuni come smart cities o smart grid, in realtà sono opportunità di trasformazione del mercato, di cui cercherò di dirvi qualcosa fra poco. Allora, vi chiedo di seguirmi in queste sei riflessioni. La prima, cosa succede nelle città oggi? Ora, tutti noi pensiamo, perché lo leggiamo, che siamo di fronte al fatto che le città non crescono. Ma è vero? Allora, questi elementi che vi presento sono frutto di un lavoro che stiamo facendo per l'Associazione dei Costruttori di Roma, che presenteremo a novembre. Ve la posso presentare perché è già stata fatta una piccola anticipazione. In realtà abbiamo cercato di presentare ai candidati sindaci di Roma cosa succede nelle altre città. Vi do solo un flash europee. Allora, in Europa ci sono 169 città con oltre 300.000 abitanti. Dal 2000 al 2014 il 77% di queste città era in crescita, il 7%, 12 erano stabili, e 16 erano in calo e venivano tutte dall'area dell'est, sono tutte dell'area dell'est. Questa è la previsione 2015-2030 dell'ONU. In realtà il 96% di queste città crescono tutte sostanzialmente, e sempre l'area debole rimane quella dell'est dove è dell'area ex russa, oltre che dell'area delle città russe, dove lì c'è un problema di crescita. Ma il resto delle città crescono naturalmente le loro capitali. Qui vedete 2014 le capitali, principali capitali europee, abbiamo escluso la Federazione Russa, l'Ucraina, la Bielorussia e la Moldova. Vedete i tassi di crescita, certo Tirana è cresciuta del 32%, però Oslo è cresciuta del 25%, Stoccolma del 21%, Londra del 18%. Se vedete, tutte le aree che non crescono sono sempre quelle dell'est, e nel 2015-2030 crescono tutte. Ma che Zurigo vuole crescere del 20%, Stoccolma vuole crescere del 20%. Ma perché le città crescono e cresceranno nei prossimi anni? Forse è bene che riprendiamo alcune analisi che stanno emergendo e ci rendiamo conto che il XXI secolo è di nuovo il secolo delle città. Non solo perché ci sono le economie emergenti e le megalopoli che si stanno creando nel contesto internazionale, ma perché le città delle economie avanzate si stanno rendendo conto di essere il motore dello sviluppo economico, il motore del prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo cresce se crescono le città. E perché crescono le città? Allora, le città crescono perché sono il futuro. Crescono perché sono l'innovazione, sono il cuore dell'innovazione. Nelle città che vincono, ci sono città che vincono e città che crescono e città che non crescono. Le città che crescono sono quelle che vincono, le città che non crescono sono quelle che perdono. Nelle città che vincono c'è il progetto del futuro.
diventano luoghi per i giovani e diventano luoghi per l'immigrazione, per un certo tipo di immigrazione. E le città che perdono diventano anziane. Noi pensiamo di avere tanti stranieri, diciamo Roma ha 352.000 stranieri, ha l'8,3% della popolazione, Monaco ne ha il 17%, Londra il 17%, Madrid il 15%, Parigi il 13%, Berlino l'11%. Dobbiamo riflettere su che cosa succede nella demografia del nostro paese. Certo, il futuro delle città sono i giovani. Allora, noi oggi stiamo vivendo una pressione demografica pesantissima, l'inizio di un esodo, che sta creando tutta una serie di reazioni di varia natura, è uno dei grandi temi. Tenete presente che noi abbiamo di fronte un continente, che è l'Africa, che da un certo punto di vista alcuni sostengono sarà la prossima Cina, dall'altro i tassi di crescita della popolazione annua dell'Africa nei prossimi anni sono sconvolgenti. Si va da un 30 milioni di abitanti l'anno a 50 milioni di abitanti l'anno nella seconda fase. Noi siamo, ce l'abbiamo di fronte, siamo una testa di ponte dentro il Mediterraneo. Con questo mondo ci dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare e dobbiamo metterlo in relazione con cosa succede alla nostra popolazione. Allora, abbiamo realizzato recentemente questo sistema informativo, 6 anni di investimento, su tutti i comuni italiani. Adesso abbiamo chiuso l'accordo con l'Istituto Nazionale di Urbanistica, vi faccio solo vedere una sintesi di questo lavoro. È un indice. Massimo, nel suo intervento, citando ONU, parlava del processo di invecchiamento. E beh, certo, guardate, questa è l'ONU, l'OCSE, che dice utilizziamo l'indice di anzianità, vale a dire la popolazione con più di 65 anni rispetto a quella in età lavorativa. Allora, il 2011 è quel rombo, sono i vari principali paesi, è quel rombo azzurro, quel rombo blu. Noi oggi, secondo loro, al 2015 l'Italia, che è il terzo paese in questa triste classifica, ha il 30% della popolazione con più di 65 anni, ha il 30% di quella in età lavorativa. Il Giappone è già vicino al 40%, quindi ONU ha ragione. Nel 2030 noi saliamo al 40% e il Giappone va al 50%. Se le cose vanno avanti così, come stanno, perché le previsioni si fanno ipotizzando che succedano alcune cose, in questo caso se le cose continuano così, il Giappone va vicino al 70% e noi ci avviciniamo al 60%. Però ve la faccio vedere in un altro modo. Questo è il nostro paese, sono i nostri comuni. Il sistema informativo che abbiamo costruito è un sistema informativo previsionale che mette insieme un insieme di variabili complesse e che è costantemente aggiornato ogni 6 mesi. E nel 2004 la media era del 29,4% della popolazione, 65 anni su quella in età lavorativa. Tenete presente il rosso, perché il rosso vuol dire 50%. 2004, 2014, 2024, 2034. Non è una previsione, purtroppo. Non è una previsione, purtroppo. Qui noi dobbiamo disegnare che cosa sarà questo paese, cosa saranno le nostre città. Se no, quello che ci abbiamo davanti è questa situazione che diventa pesantissima. In più, se mettiamo insieme questo scenario con la rivoluzione tecnologica, questa è la rappresentazione tradotta di un bellissimo documento di Confindustria tedesca su cui stanno ragionando, dove parlano di quarta rivoluzione industriale e di ciberfisica, di una nuova rivoluzione come quella del 1775. Quello della seconda metà del Settecento, dell'inizio di una nuova fase. E lo mettiamo insieme con gli anziani? È evidente che rivoluzione tecnologica e impatto sulla forza lavoro e popolazione anziana, il tema della stagnazione secolare diventa il grande tema dell'economia di oggi.
ma allo stesso tempo abbiamo delle pressioni demografiche intorno a noi e con le quali dovremo fare i conti. Non è possibile non avere visioni del futuro, non è possibile non costruire politiche innovative che guardano a come saranno risolti alcuni problemi. Abbiamo bisogno di politiche industriali, abbiamo bisogno di politiche di crescita, abbiamo però bisogno di politiche che guardano al tema dell'innovazione. E nel nostro settore delle costruzioni? Pensate che questo scenario non ci tocchi? Noi di questo ci occupiamo? Questa è l'Università di Liverpool che dice: guardate cosa insegniamo noi oggi ai nostri studenti e cosa abbiamo davanti da qui a poco tempo. Allora, vi propongo tre letture un po' complesse. Allora, primo, smettiamola di parlare di settore delle costruzioni e parliamo di ambiente costruito. Ci sono delle aree di evoluzione del mercato evidenti. Quali sono? La digitalizzazione, traduciamola, per un pezzo del mercato Building Information Modeling, ma è molto più complesso il tema. Prefabbricazione, robotizzazione, prima rivoluzione industriale per il mondo delle costruzioni. No, seconda, consideriamo quella del 1850 del cemento armato la prima, poi da allora più niente, la seconda. Seconda rivoluzione industriale. Che cosa vuol dire seconda rivoluzione industriale nel settore? Tenete presente che nel frattempo arrivano modelli di offerta industriale innovativi in grado di riaggregare la microdomanda, quello che oggi è il 72% del mercato, il mercato della riqualificazione. Così Amazon fa Amazon Home Services, si sperimenta in 5 metropoli americane e ti mandano la squadra che ti rifà il bagno, ti rifà l'impianto elettrico e comincia a ristrutturare gli immobili. Oppure Enel utilizza la sua rete di utenti della fornitura elettrica e oggi vi telefona a casa e dice: ma non volete una caldaia a condensazione? Mettete i pannelli solari, veniamo noi, facciamo tutto noi, ve lo mettiamo in bolletta. Attenzione, è l'inizio di una strategia industriale che cambia il settore delle costruzioni e riesce addirittura a riaggregare la micro domanda che oggi è il mercato di riferimento. Dall'altra parte c'è il facility management. Noi abbiamo un patrimonio che viene gestito malissimo, che ha opportunità integrato con l'energia di processi di valorizzazione incredibili. E c'è il concetto di gestione. Un concetto di gestione che rivoluziona un mondo che era basato semplicemente sull'appalto. Prendo, costruisco e scappo. È cambiato. Il ciclo di vita diventa parte fondamentale dello scenario di mercato. Ci porterebbe via troppo tempo, ve lo lascio solo come sollecitazione. Ci sono mercati che vincono e mercati che perdono, già oggi. Abbiamo un'area di innovazione sorprendenti, materiali compositi, ibridi, nanotecnologie, LED, OLED, tecnologie additive, stampanti tridimensionali a getto di cemento, internet delle cose. Impatto delle tecnologie, della informazione, della digitalizzazione sui processi delle costruzioni. Qual è la caratteristica del processo delle costruzioni nel nostro paese? Ha una filiera complessa e competitiva. Una filiera complessa e competitiva, dove ogni soggetto della filiera compete con l'altro. Si cerca di portare via margini. Allora, le tecnologie dell'informazione e della digitalizzazione ridisegnano i modelli di intercooperazione, di interoperabilità e definiscono gli standard della modellazione informatica. Sapete cosa produce, se io studio, cosa sta producendo questo scenario in alcune delle, prendendo i casi più avanzati a livello internazionale? Ricordo che il CRESME fa parte di una rete di 19 istituti di ricerca fondata nel 1972 e ci vediamo tutti ogni 6 mesi. Primo, stanno arrivando nuovi standard contrattuali, Massimo. Standard contrattuali. Questi standard contrattuali sono costruiti sulla modellazione informatica, per cui tutti gli attori del processo sono in linea con i loro sistemi informativi. Il modello organizzativo viene mediato dai modelli della Lean Production, che è basata sulla cooperazione degli attori della filiera, e vengono introdotti nel processo le rivoluzioni tecnologiche dei singoli componenti dell'attività produttiva. Questo è il settore delle costruzioni,
che sta cambiando. E su questo bisogna stare per definire che cosa sarà il mercato e che cosa bisogna fare adesso per accompagnare il mondo delle imprese dentro questo mercato. Noi dividiamo in 5 mercati il mondo una nuova segmentazione delle costruzioni. Un pezzo di questo mondo, perché dobbiamo confrontarci con i tempi e non tutto cambia rapidamente. Allora, un pezzo di questo mondo è il mondo della rivoluzione. È il mondo del BIM 7, no? La fase, sapete che il BIM ha varie fasi di applicazione, massima applicazione del Building Information Modeling, è l'intelligenza artificiale, è la robotica. C'è un modello costruttivo in Cina praticamente che hanno brevettato, dove costruiscono un grattacielo in una settimana e mezzo. Una settimana e mezzo, finito. Poi abbiamo il mondo del mercato tradizionale. Tradizionale con tradizionale non cambia tutto. Innovazione incrementale, questa la sto raccontando perché tocca il mondo delle imprese di oggi. Bisogna fare in modo che il lavoro che facevo prima possa cambiare, possa innovare, incrementare i livelli di qualità. Il cemento è legato al dissesto idrogeologico, il cemento di tal cementi l'acqua la fa passare. È cambiato l'immagine del cemento. E poi ho il tema del grande mercato del recupero oggi, e questo grande mercato del recupero o è micro con micro, oppure sono nuovi modelli di offerta che stanno arrivando. Ma in questo scenario, le nostre città, allora, intanto pianificano le altre città, progettano e discutano. E oggi bisogna progettare più che mai il lavoro, l'abitare, la qualità della vita. Ed è questa, secondo me, la cosa più interessante che sta emergendo da questo studio che stiamo facendo, che presenteremo a novembre, che ci ha sorpreso. Londra fa il piano al 2050. Non fa un piano, fa 3 tipologie di interventi integrati tra di loro. Smart London Plan, la digitalizzazione che arriva dentro la città. Che cosa vuol dire? I piani per l'ambiente. Nelle città ci deve essere la migliore qualità dell'aria. Nelle città non deve esserci il rischio idrogeologico e sono tutti gli interventi per fare delle città il luogo dove, dal punto di vista ecologico, possa essere il miglior posto dove vivere. E poi ci sono i piani dello sviluppo infrastrutturale, che vengono portati avanti in maniera innovativa, perché hanno fatto un'indagine su 30.000 cittadini londinesi e poi questa indagine col disegno del piano infrastrutturale l'hanno discusso con i vari organi di informazione. Si stima con 2 milioni di persone, di cui sono stati a conoscenza di come doveva essere Londra al 2050. Queste sono le varie politiche ambientali. Londra nel 2015 è tornata ad essere grande in termini di popolazione come nel 1939 e da qui al 2015 vuole crescere di 3 milioni di abitanti, 2,9 milioni di abitanti. Certo, perché vuole essere leader economico e di qualità della vita a livello mondiale. Ma pensate che Parigi non faccia la stessa cosa? Piano del clima, piano strategico di Parigi intelligente e durabile. Gennaio 2016 Parigi diventa area metropolitana, come le città metropolitane hanno già fatto il piano Le Grand Paris, no? Che è un piano fatto di cosa? Certo, anche nuove abitazioni, certo infrastrutture, ma questi 3 livelli vanno assieme. Ma la stessa cosa fa Berlino, no? Certo, la fanno coi tedeschi, loro fanno il piano concettuale prima di sviluppo e poi ci mettono dentro le loro cose, sono sempre più ordinati di tutti. Ma non sto parlando solo di Londra, di Parigi, Berlino, è Stoccolma, Copenaghen, Hamburgo, Monaco, Barcellona, Madrid, Lione, ma solo per stare su quelle europee, alcune di quelle europee. Si disegna il futuro, il cambiamento è così grande, dove si mette insieme verde, digitalizzazione e sviluppo infrastrutturale e le città diventano il polmone dello scenario economico. Sì. In questo scenario, vado a chiudere, così tocco anche la storia delle Olimpiadi che voleva Pino, le Olimpiadi possono essere un'occasione. Allora, un po' di storia. Ah, qui posso parlare delle Olimpiadi perché mi hanno invitato a questo convegno e quindi sono stato costretto a prepararmi e quindi ho organizzato gli architetti di Roma con il Comitato Olimpico, eccetera. Allora, lo studio più importante è uno studio dell'Università di Oxford
che ha messo insieme tutto un campione di grandi olimpiadi, di grandi eventi sportivi 1960-2012. Cosa volevano capire? Costano o non costano queste olimpiadi? E rispetto a quanto è stato previsto? Quanto si è speso? Allora, l'olimpiade più grossa presa in esame sono 11,4 miliardi di dollari, è Barcellona nel 1994. Poi l'analisi però ci dice che tutte le olimpiadi non hanno mantenuto il budget iniziale. Barcellona l'ha superato del 417%, Montreal addirittura del 76, del 796%. Torino se l'è cavata bene perché solo l'82% di crescita. Londra 287%. Le Olimpiadi costano. E vuol dire indebitarsi. Certo, sono opportunità, no? Se pensate che oggi il CIO dà almeno 1 miliardo di euro alla città che organizza le Olimpiadi. Poi certo, infrastrutture, rinnovamento urbano, benefici sociali, benefici psicologici, ambientali, perché si riqualificano pezzi di città, adesso ne parliamo. E poi, certo, centro dell'attenzione del mondo sono benefici politici. Dall'altra parte, aspetti negativi, cosa c'ho? La negatività economica, perdite, extracosti, debiti. White Elephant, uno dei segnali più importanti delle ultime Olimpiadi. Investimenti in grandi opere che rimangono lì e non so più cosa farci, no? Iniqua distribuzione dei benefici economici, paura, confusione, impatto ambientale, deriva dell'iperdimensione, rischi di post-accelerazione, rischi di terrorismo oggi, che sono un elemento importante, rischi di capacità gestionale, non solo durante ma anche dopo. Peraltro, voglio dire, sugli effetti indotti, per esempio questa è un'analisi di Londra 2012, quanta gente è arrivata rispetto a quello che ci aspettavamo, beh, insomma, ne arrivava di più se non facevano le Olimpiadi. Morale della cosa. Però no, però poi vedete perché hanno fatto le Olimpiadi a Londra. Insomma, tra tutti questi casi, leggendo, preparando questa cosa, sono emerse 4 Olimpiadi che hanno funzionato meglio di altre. Certamente le prime due da citare sono Los Angeles 1984 e Barcellona 1992. No? Los Angeles 1984 ha preso il nome di Hamburger Olympic Games. Perché? Perché è stata organizzata, nessuno voleva organizzare quelle Olimpiadi, c'era stato il boicottaggio 4 anni prima a Mosca, nessuno voleva farle. E Los Angeles, non rimangono più candidature, c'è solo Los Angeles, non c'era il rischio dei debiti. Questo signore Peter Huberhot, che era un importante uomo d'affari, la sua agenzia di principale agenzia di viaggio americana, diceva: ci penso, faccio io. Ha lasciato la società e si è messo a occuparsi di questa cosa. L'Olimpiade chiude con 250 milioni di euro di utile. È una buona Olimpiade, tutto funziona liscio, tutto viene commercializzato, però l'Olimpiade funziona e porta un risultato importante. Si fa l'Olimpiade, 250 milioni di euro di utile che vengono dati in beneficenza senza una spesa per il pubblico, quindi nessuno paga niente, l'unica Olimpiade da questo punto di vista. Certo, molto spinta rispetto allo spirito decubertiano della partita olimpica. Certo, l'operazione più grossa che tutti guardiamo è Barcellona 1992. È la rinascita della città, più 15% di strade, più 17% di rete fognaria, più 78% di spiagge e aree verdi, budget che va oltre del 400%, disoccupazione in città dimezzata in 6 anni, il debito 6 miliardi di euro di debito, pagati 4 miliardi dallo Stato e il resto dalla municipalità catalana, dalla regione catalana, l'amministrazione regionale catalana. Certo, l'operazione è eccezionale, la conosciamo, però ce ne sono altre due interessanti. La prima è Londra 1948, subito dopo la guerra. Non ci sono soldi, gli atleti stanno nelle baracche, però è un'Olimpiadi che dal punto di vista funziona benissimo. E poi però ce n'è un'altra, che è citata nel documento dei catalani, quando si presentano e dicono: noi vogliamo fare l'Olimpiade e abbiamo un modello, e questo modello è Roma 1960. Cosa succede
a Roma nel 1960 perché questo diventa un modello. Allora, intanto è una questione di uomini e di soldi. Il primo nome che dobbiamo fare è quello di un personaggio importante dello sport italiano, si chiama Giulio Onesti, è presidente del CIO, è presidente del CONI, e allora il CONI aveva tutti i soldi del Totocalcio e realizza le Olimpiadi con i soldi del Totocalcio. E le Olimpiadi non costano niente perché sono i soldi del Totocalcio, li paga tutti il CONI. Il Comune di Roma è un partner forte di questo progetto, ci mette le aree. Fine. Nessun debito, sono i soldi del CONI. Peraltro lo fanno in un certo modo, non è che se lo giocano così e basta. Per la prima volta della storia si creano rapporti con la televisione americana, che gli dà, se non ricordo male, 660 mila dollari, allora l'Eurovisione gli dà 540 mila dollari, siamo nel 60, il CIO si arrabbia tantissimo, ma il CIO stava per fallire, e loro gli dicono, senti, prenditi un po' di soldi dei diritti, contrariamente a quello che viene adesso, adesso il CIO si prende i soldi dei diritti di questa operazione e ne dà una piccola quota alle città, e aiuta la sopravvivenza del CIO. Non solo, c'è bisogno di un politico, e c'è un giovane politico che sta dietro a questa operazione, che si chiama Giulio Andreotti. Giulio Onesti e Giulio Andreotti. Cosa fanno? Fanno quello che oggi funziona a Roma, la via olimpica, l'asso di scorrimento di Corso Italia, i sottopassaggi del lungo non c'è niente di quello che è stato costruito, che è stato buttato giù e che non ci ritroviamo oggi, che funziona. Il velodromo, 20.000 spettatori, fanno cose incredibili. Il villaggio olimpico era un'area abusiva, diventa il villaggio dei giornalisti e degli atleti e poi diventano case per la città. Fanno anche l'aeroporto, però lì per una questione politica e varie cose l'aeroporto non funziona, è l'unica cosa che non funziona nel disegno di Roma 1960. Fanno anche la metro B, pensate quante cose, con le Olimpiadi. Peraltro anche il modello è interessante perché riportano gli atleti dentro la città e consentono agli atleti, è un'Olimpiade serena, di vivere la città e di frequentare la città. Ma non ci bastano Giulio Onesti e Giulio Andreotti, servono degli altri attori di questo processo. Vengono coinvolti i migliori architetti italiani. La direzione artistica dei progetti viene data a Pierluigi Lervi e a Vitellozzi. E quelli che vedete sono i più grandi architetti italiani che hanno firmato le opere realizzate nella Roma del 1960. Allora, per chiudere, peraltro è interessante perché in questa riflessione che loro fanno tengono anche conto delle specificità, ma può essere l'Olimpiade di Roma la stessa Olimpiade che viene fatta in qualsiasi altra città? Allora, siccome nel ginnasio si faceva, nelle sale del ginnasio romane e greche si faceva la ginnastica artistica, a Caracalla che si farà la ginnastica artistica, e la lotta greco-romana dove la faremo? Ma a Massenzio, e la maratona dove arriverà? Al Colosseo. Pensate quanta intelligenza e quanta integrazione tra concretezza, modernità e storia in un progetto di questo genere. Scrive la Treccani, ma quello che meglio qualifica l'importanza delle realizzazioni è che non erano destinate a una vita effimera, limitata alla durata dell'evento, e se venivano a costituire un programma di interventi oculatamente progettato e destinato a svolgere stabilmente le sue funzioni nel lungo termine. In effetti ognuno può constatare quanto la mobilità cittadina di Roma debba tuttora a quelle realizzazioni, che pur vecchie ormai di oltre mezzo secolo hanno conservato l'assoluta qualità funzionale che caratterizza le opere ben progettate e ben eseguite. D'altro canto, è pur vero che da allora Roma non ha conosciuto altri interventi rilevanti nel suo tessuto metropolitano. La storia delle strutture realizzate per le Olimpiadi di Roma ci parla di opere degne, ben realizzate, senza utilizzare deroghe di sorta alla legislazione e senza incorrere in incidenti di percorso, tranne il tema dell'aeroporto, sul quale varrebbe la pena soffermarsi, ma non ce l'abbiamo. Chiudo. Ma le Olimpiadi hanno senso se diventano qualcosa che serve nello sviluppo delle città? Sono una grande inflazione di investimento. E del resto l'ex sindaco di Londra, Livingstone, quando ha preso le Olimpiadi ha detto, dopo le Olimpiadi, ho candidato
Londra per i giochi perché era l'unico modo per indurre il governo a scucire i soldi per risanare le stampe di Londra, che è la laurea più degradata. Però, se ci pensiamo bene, qui la sfida è nella visione, è nella qualità. Lo è per le Olimpiadi, ma lo è per lo scenario di mercato che abbiamo trattato. Quello che ci serve oggi proprio è questo. E lo spazio che abbiamo davanti è eccezionale. Tanto è che noi prevediamo che il settore delle costruzioni, nella sua nuova veste, è uno dei grandi protagonisti della quarta rivoluzione industriale. Grazie.